Buongiorno a tutti. Allora, oggi grande giornata, voglio fare più di 600 km e arrivare fino al confine con l'Idaho percorrendo tutta la parte che mi manca dell'Oregon Trail. Io sono qui e devo arrivare giù fino a qua. Ed è tutto questo percorso. Penso di farcela. È mattina presto, ho deciso di partire subito per questo e ci vediamo, eh. Zero, qui non c'è niente. C'è solo giusto un po' di verde qua. Mamma mia, che sensazione. Qui si va verso est, verso il confine con l'Idaho. E da qui in avanti sarà sempre così, se non peggio. Quindi speriamo che la motina mantenga sia le temperature che l'autonomia di benzina. Stavo prendendo le strade secondarie per arrivare fino a Cedilo, che non ho idea di se sia un nome indiano, se sia inglese, quindi come si pronuncia viene da sé, all'italiana, Celilo. E niente, praticamente a un certo punto la strada è semplicemente finita, cioè finiva nello sterrato, allora sono dovuto tornare indietro, ho perso un'ora abbondante. Mannaggia il vento che c'è in questa zona, è una cosa incredibile. Comunque, qui sto attraversando il Fulton Canyon, che è una parte importante dell'Oregon Trail. Da qui i migranti verso l'ovest passavano per arrivare al fiume Columbia. Adesso lasciamo il Columbia, entriamo in questa strada delle Blue Mountains. Sono altamente soddisfatto che la moto ha percorso una mezz'ora abbondante, quasi al limite, quasi per stare alla velocità di crociera dell'interstatale, e è perfetto, è un trattore, non dice beh, funziona sempre benissimo. Appena superato mezzogiorno, la giornata è solo a metà, proseguiamo. Alle mie spalle c'è Cecil, una piccolissima cittadina costruita sull'Oregon Trail, perché di qui passavano i pellegrini, quindi probabilmente è stata costruita da loro inizialmente, era un insediamento. Come potete vedere è minuscola e tutta la zona qui è prevalentemente inabitabile. Non vi dico che caldo fa. Appena fuori Lexington, quella piccola cittadina che c'è laggiù è Lexington, torniamo verso nord, ci dovrebbe essere un altro piccolo insediamento che ha fatto parte attiva del viaggio dell'Oregon Trail, che è Ecom, e poi superato quello, il grosso di oggi è fatto. Mi toccherà solo guidare fino al confine con l'Idaho. Uff, fa caldo, molto caldo.